Mi muovo con la consapevolezza che il tronco d'albero possa stare in acqua per secoli e non divento mai un coccodrillo. Condividendo con voi l'interesse per l'arte e la cultura, perché l'Italia è un museo a cielo aperto. Condividendo con voi anche la tradizione culinaria, anche se il mio fisico non lo dimostra. Ma nonostante tutto ciò, sempre senegalese sono e senegalese rimango. È vero quindi che il tronco d'albero può stare in acqua per secoli, non diventa coccodrillo, però a volte marcisce un po' e dalla distanza, se non stiamo molto attenti, siamo portati a considerarlo coccodrillo, ma basta avvicinarsi per rendersi conto che quanto ci appariva prima da lontano è totalmente diverso da quello che realmente, detto diversamente, è l'esperienza che ci permette a volte di essere pronti a cambiare la nostra prospettiva. Ebbene, io che parto dall'Africa, vorrei un po' invitarvi a fare un viaggio da me, dalle mie parti, perché l'Africa che conoscete è quello che appare attraverso i libri, attraverso la storia che, guarda caso, è stata scritta da chi? Dai vincitori. Perché qual è la logica del mondo? Sempre i vincitori scrivono la storia e i vinti si ritrovano permanentemente imbavagliati. Perché l'Africa di cui vorrei parlarvi aveva una organizzazione sociale, storica, tradizionale e religiosa basata sull'importanza degli individui. Avevamo sposato la natura dalla quale traevamo tutti i mezzi di sussistenza e i giovani crescevano all'ombra dell'albero baobab, ascoltando l'anziano raccontare loro delle storie. E erano spesso storie di vita. E ogni storia che finiva si concludeva con una morale, e la raccolta di tutte quelle morali diventava il codice di comportamento che tutti i giovani dovevano sapere a memoria. Ed è grazie a quel lavoro che facevano gli anziani che non si sentiva più di tanto la mancanza di una scuola moderna. Si frequentava la scuola della saggezza. Tramandare la storia era un'arte che si ereditava, e in quella società ogni canto, ogni ritmo riportava gli individui a ricollegarsi nella natura che li circondava, perché l'uomo era la natura stessa. Dauda sane kolobute, kolobute musondala. Diventava fondamentale, perché chi cantava era colui che ti curava, dandoti la possibilità di ricollegarti al mondo degli antenati che ti circondava. L'uomo non era da curare se era malato, era l'ambiente che lo circondava che si era ammalata.
Quindi l'uomo che vive in un ambiente sano non può che essere sano. Il capitale in possesso non si misurava mai in beni materiali, ma sempre su ciò che riportava l'essere, al suo ruolo e alla sua importanza. Quindi per noi avere non era possedere, ma essere consapevoli di far parte di un gruppo di uomini sul quale poter contare. Quindi l'uomo aveva l'obbligo di tener conto degli altri e considerava se stesso come una perla, la cui importanza aveva senso solo considerando l'intera collana. Vi era anche la consapevolezza dell'esistenza di altre culture e di altri popoli, e che incontrarli significava semplicemente sentirsi raccontare cose mai viste. E anche per questo, stranamente, nel mio paese, che è il Senegal, nel vocabolario non ritroverete mai il termine straniero. Non c'è. Si usa la parola ospite. Grande sarà il tuo nome se riuscirai a convincere l'ospite a prolungare il suo soggiorno da te. Più alto sarà il tuo nome se dimostrerai di essere capace di privare te stesso per accontentare l'ospite. Tradizione popolare. E anche per questo la prima stanza in tutte le case in costruzione è sempre attrezzata, curata e lasciata libera per gli ospiti, anche se non ce ne sono. E anche forse per questo non si sono preoccupati vedendo altre persone sbarcare dalle navi. Le accogliemmo come nunzi divini. Per loro si cantò, si ballò, si spalancarono le finestre. Hanno subito volute mercanzie, fu dato loro tutto, avorio, spezie, pietre preziose, ma poi... Grazie alla scoperta del nuovo mondo, il dolore diventò la nostra quotidianità, quella del cuore e dello spirito. Lungo tutto il continente nero si scatenò la caccia al negro. Il prezzo del negro dipendeva dal suo peso, il peso base era di 60 kg. Ma capitava che uno ne pesasse di meno, allora dalla cella di peso passava direttamente alla cella detta di transito, che era un buco alto così e largo così. Ci stava sulle ginocchia, le mani legate dietro la schiena. La testa che guardava in alto attraverso un buco da dove un tubo entrava direttamente nella sua gola. Dall'esterno veniva nutrito come un'oca. Una donna col seno piccolo era molto ricercata. Avrebbe passato la sua esistenza a soddisfare le fantasie erotiche dei proprietari terrieri, che se la passavano una dopo l'altro, qualora dovesse rimanere incinta andava eliminata, perché le razze non potevano mischiarsi per editto di Napoleone col codice nero. E il prezzo del bambino era stabilito in base ai suoi denti. Meno denti aveva e più valeva, perché essendo così piccolo si avrebbe fatto in tempo a modellarlo a piacimento, ad uccidere in lui quella umanità che ci consente di capire qual è il confine da non superare mai tra il bene e il male, la gioia e il dolore. Si sceglieva tutta una fila, tutti la testa in giù, tutti gli altri la testa in su e in mezzo inserire altri, in modo tale che ci sia un incastro perfetto. Questo non solo su un piano, ma su tutti e tre i piani della nave. Il carico di schiavi arrivava a volte a 450 individui, i marinai non superavano mai 30 individui, bisognava quindi badare alla propria sicurezza. La traversata dell'Oceano Atlantico durava in media 6 settimane. Quindi per 6 settimane, in balia alle onde dell'Oceano Atlantico, 450 individui saranno impossibilitati a muoversi. Quindi per 6 settimane tutto avverrà lì sul posto, anche i loro bisogni. Immaginatevi in quale condizione quella nave approdava in America. In effetti veniva messa in quarantena per controllare che non vi siano malattie gravi o meno, e nel frattempo i striloni andavano in giro nel paese a dare l'annuncio. Ladies and gentlemen, take care! Attenzione a tutti voi! Nave in arrivo dall'Africa con a bordo 80 senegalesi, 100 gambiani, 20 nigeriani, quel che lei. E il giorno della fiera ogni proprietario terriero si presentava con il suo marchio. Un pezzo di metallo rotondo più o meno di queste dimensioni, lungo 90 centimetri, con il manico di legno per evitare di scortarsi. Lì saranno incise le sue iniziali.
Quindi quel giorno della fiera, tutti i negri comprati saranno stesi per terra, nudi e crudi come Dio li aveva fatti, la pancia in giù con quel pezzo di metallo incandescente che passerà dietro la schiena di ognuno di loro. Quel marchio li rimarrà addosso per sempre, perché servirà poi per poterli rintracciare qualora dovessero cercare di fuggire, perché in effetti un negro libero non esisteva. E la punizione esemplare. Io ho speso dei soldi, ho investito per comprarti e darti una dignità e una umanità. Invece di ringraziarmi, cosa fai? Fuggi, scappi. No, devi dare l'esempio. In casa, in cima all'albero. Giovedì, venerdì, sabato, domenica. Ah, domenica poi! Come tutte le buone famiglie ci si alza presto per andare in chiesa a pregare il Padre nostro. Tu che sei in cielo, sia fatta la tua volontà. Andiamo in chiesa ad ascoltare l'omelia del prete che ci invita a seguire gli insegnamenti d'amore professati da Gesù. Andiamo a chiedere la grazia alla Madonna, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Ma una volta finita la messa era come se qualcuno avesse dato loro il segnale di assenza di Dio. Si corre tutti in piazza, con i bambini in prima fila, si comincia a scommettere su quanto tempo quel negro riuscirà a resistere al tempo una volta calato giù dall'albero con la corda intorno al collo. Uno lo guarda, questa è una bestia, secondo me, 2 minuti, ma tu sei scemo, ma neanche, no, 1 minuto, no, 40 secondi. Il bimbo davanti, sì papà, io sono convinto che 20 secondi riesce a reggere, stai zitto, non è affare per i bambini. Eppure in prima fila. Però a volte il negro terrorizzato sveniva. Allora bisognava rimandare tutto perché sei svenuto. Come cavolo si farà poi a stabilire con precisione quanto tempo ci ha messo a morire? E quando tutto è pronto cade il silenzio nella piazza. Si aspetta il boia che si avvia col passo lento ma sicuro. Ma inizia anche la conta come lo si fa all'ultimo dell'anno aspettando la mezzanotte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Un calcio dietro la schiena e quel corpo che pesantemente cade dall'albero, un brusio di foglie morte, con quel negro che disperatamente cerca di inserire le dita tra la corda e il collo per far filtrare un po' d'aria che lo avrebbe mantenuto alla vita terrena, ma non ce l'ha fatta. Perché la corda copre tutto il collo, ma davanti a sé qualcuno che lo guarda dritto negli occhi e gli invita a resistere. Dai, ti prego, non mollare, resisti ancora. Solo 2 secondi. Invitava a resistere non per salvarsi la vita, ma per garantirgli di vincere la scommessa, soldi coi quali magari avrebbe potuto comprare il regalo promesso al figlio lì presente in prima fila. E così sarà fino a quando con la mano pesantemente cade lungo gamba. Gli occhi si aprono grandi, la bocca si apre, il labbro inferiore si gonfia, la lingua pende, una bocca dalla quale fuoriesce una schiuma bianca che va a bagnare tutto il suo petto, ma non è ancora morto, come se fosse percorso dall'elettricità, le dita dei piedi si muovono ancora a scatti, tutti che trattengono il respiro. Qualcuno ancora ottimista avrà finalmente la possibilità di arricchirsi economicamente. I vincitori si congratulano fra di loro intascando i loro soldi. Coloro che passano davanti al corpo appeso, per affogare la loro rabbia, li lasciano uno sputo e poi si torna a casa. Guardate che questo non succedeva per un anno, 2, 3, 20 anni, 10, no. Ma per ben 3 secoli. Quanti anni sono 3 secoli? 300 anni. Per 300 anni uno come me non poteva minimamente immaginarsi di ritrovarsi qua dinanzi a voi. Per 300 anni uno come me non poteva minimamente sognare, sposarsi, innamorarsi, fare figli. Figuriamoci poi salire sull'autobus con voi dentro. Figuriamoci affittare un appartamento nel vostro palazzo condividendo con voi il condominio. Perché negro? Ma come in tutte le belle cose. Arriva quel momento in cui venne la luce,
viene, e quando arriva, arriva il silenzio, nessuno se l'aspetta, ma arriva col momento in cui l'umanità contemporanea comincia ancora ad acquisire una coscienza, c'è l'intelligenza che prevale finalmente sulla forza, ci vuole la forza della ragione per costruire un mondo nuovo, un mondo equo. Allora finalmente a tutti noi è stato detto finalmente liberi, perché la schiavitù fu abolita. Ragazzi, d'ora in poi siamo tutti ugualmente diversi. Andate, ci si alza e ci si mette in cammino. Andate, andate, analizzate la vostra storia. Cercate di capirla e condividerla con gli altri. E impegnarvi successivamente per evitare che quanto accaduto prima non si ripeti. Una nuova storia potrebbe essere scritta iniziando da voi stessi. Edibe Zangalewa, Edibe Zangalewa, Mamaninga Zangalewa, Amaniba Zangalewa, Edibe 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 Zangalewa, Edibe 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 Zangalewa, Kamina Mina Edibe Zangalewa, Edibe Zangalewa, Mamaninga Zangalewa, Edibe Zangalewa, Kamalebe Zangalewa, Amaniba Zangalewa, Edibe 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 Zangalewa, Edibe 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 Zangalewa, Mina Mina Waka Waka Si cammina per abbracciare il mondo. Si torna a perlustrare il mondo. E questa volta non per distruggere, ma per creare rete. Si comincia a viaggiare per raccontare chi si è e da dove si proviene. Si continua a perlustrare il mondo evitando di puntare il dito, ma di allungare la mano. Ancora oggi non vi è la consapevolezza e la convinzione che coloro che soffrono doppiamente perché sono diversi siano ancora peggiormente imbavagliati, perché nessuno crede ancora che siano adatti per testimoniare del loro vissuto. Qualunque cosa accada, c'è sempre l'esperto di immigrazione, c'è sempre il sociologo, c'è sempre l'etnologo a dirci qualche cosa, ma quando mai saremo in grado di interpellare direttamente coloro che sono stati i soggetti coinvolti? Perché purtroppo ancora oggi, nonostante la storia che abbiamo avuto, che è una brutta storia, non siamo ancora in grado di costruire un ponte. Perché gli occhiali con i quali guardiamo il mondo sono sempre occhiali creati ad arte dalla nostra cultura. Quindi noi vediamo gli altri in base a quanto la nostra cultura ci insegna e sbagliamo la nostra prospettiva. Perché non puoi dare per scontato che l'uomo, per accedere a un grado superiore di civiltà, debba esattamente ripetere, emulare quanto tu fai. È come partire da qui, arrivare in Africa e dare per scontato che gli africani, per avere una civiltà, devono vivere esattamente come noi. Vedi che sei in piena savana.
Non c'è la giungla moderna che è fatta di traffico qua. Perché dall'altra parte non vedi la macchina SUV che ce l'ha con l'altro che ha la sua pandina, quindi rallenta il traffico. No, lì è il leone che si alza e comincia a correre perché deve mangiare. Ma la gazzella anche si alza e comincia a correre, deve scappare dal leone. Quella è la regola stabilita dalla natura. Senti un suono. Pum pum, simba simba, tum tum. Dici, ma chi è questo? Ti guardi intorno, vedi solo sono gli animali che si rincorrono. Ma quando alzi lo sguardo, vedi in cima all'albero un personaggio particolare e strano. Totalmente diverso da te. Ha i capelli lunghi, il volto dipinto di fango, veste e pelle di animale che ti guarda con gli occhi spalancati, comincia a urlare. Simba, 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 e dici, basta simba, te, scendi! Lui scende e ce l'hai davanti a te. È strano da dire, però ti ricorda qualcosa di te. Questo nel gergo si chiama lo shock culturale. Fai fatica ad inquadrare quell'individuo e per fare ciò hai per forza bisogno di fare un viaggio ritroso nella tua terra per cercare di cogliere dei aspetti che ti permetteranno di inquadrarlo. Allora, in quel caso la pubblicità diventa il serbatoio del pregiudizio. Perché l'uomo, quell'uomo lì si è presentato dinanzi a te, ma anche da te però, qualcun altro si è presentato dinanzi agli altri. Ma come lo ha fatto? Ha bussato. No Martini? No Pati. E ti ricordi George Clooney ben pettinato, ben pitturato, ben stirato? Guardi di nuovo quell'individuo che lì simba simba. No, allora questo uomo va corretto. Cosa fai? Prendi un paio di forbici, un taglio ai capelli. Ma noi ci siamo, perché ti ricordi? L'Oreal? Perché voi valete, no? Guardi quello, noi ci siamo, ma come ti sei conciato? Via il fango dal volto. E allora dici, via, pelle di animale, che schifo. Per mettergli cosa? Una camiciera, maglietta, camicia, cravatta, gilet, doppio petto, sotto un sole cocente. Lui suda come un cavallo, ma lui va avanti ancora, simba, simba, Tu... non sei abituato ad ascoltare. Via il tamburo per dargli il pianoforte, ma lui prenderà il pianoforte come se fosse un tamburo. Ci picchia dentro ancora di brutto, simba, simba. Ora basta, simba. Tu ora devi cantare. Oh, mia bella madonnina, ti devo dire da lontano. In piena savana. Vedete che è sbagliato? Però la logica del mondo è sempre stato questo. Io non so se dobbiamo usare il termine integrazione o disintegrazione, perché quegli uomini per sentirsi dire integrati devono un po' rinunciare a quello che determina la loro essenza. Pregano il loro Dio, vestono i loro vestiti, mangiano i loro cibi, ma se non pregano il loro Dio, quale altro Dio dovrebbero pregare? Il nostro Dio. Il pluralismo non esiste quando ci sono incontri tra culture diverse. Non siamo ancora convinti che la diversità non sia un reato, non sia nemmeno un difetto della natura, quindi da cancellare da ogni ambito della società. L'individuo, dovunque si trovi, sostanzialmente ha bisogno di tre cose. Acqua, cibo e ossigeno. Se uno solo di questi tre elementi manca, quell'uomo si ritrova costretto ad andare altrove. Abbiamo una logica che governa il mondo, che è la logica del guadagno e del profitto. 20% della popolazione mondiale si ritrova a dover gestire 80% delle ricchezze mondiali. E 80% della popolazione mondiale si ritrova a doversi contendere soltanto il 20% delle ricchezze. Dove sta la giustizia? Dove sta l'equità? E quei altri che non hanno nulla si mettono in cammino tutti i giorni alla ricerca della terra promessa. Non sappiamo dove sia, ma sappiamo soltanto che andando verso nord riusciremo prima o poi a trovare quella terra di approdo. Io li chiamo gli ebrei dei tempi moderni. È solo che in passato ci fu il signor Mosè che guidò il popolo ebraico verso la terra promessa. Quando arrivarono sul mare si aprirono le acque per farlo passare. Ma gli ebrei dei tempi moderni si ritrovano di fronte all'ostacolo del mare senza il signor Mosè. Le acque si aprono lo stesso, ma non per farli passare. Io ho conosciuto un ragazzo eritreo di nome Malik. Partirono dalla Libia, erano in 300. E soltanto lui sopravvisse.
disse Malik, la benzina era finita. Non c'era niente da mangiare, né da bere. Avevamo sbagliato rotta e tutto il giorno a noi c'era solo l'azzurro del cielo e del mare. E avevamo sete. Non sapevamo cosa fare. Ad un certo punto hanno cominciato a guardare il mare e io gli ho detto, ragazzi, ragazzi, il mare no, piuttosto beviamo la nostra pipì. Uno dice, ma tu stai zitto, sei scemo, come puoi pensare di bere la pipì? Non mi hanno ascoltato. Hanno cominciato a bere l'acqua del mare. Più bevevano e più vomitavano. Era come se l'acqua fuoriuscisse da ogni buco del loro corpo. Allora cominciarono a morire 3 al giorno. E noi, non sapendo cosa fare di quei corpi, abbiamo cominciato a buttarli in acqua. Poi Abramo cominciò a dire, oh, ragazzi, ragazzi, la barca è ferma. Ma i morti che abbiamo buttato in acqua, no? La corrente li porta via, guardate, spariscono alla vista. E forse ne riescono ad arrivare in Italia. Leghiamo i morti insieme con una corda. E la corda leghiamola alla barca e ci trasciranno loro. I morti ci guideranno, arriveremo in Italia anche noi guidati dai morti. Ma tu stai zitto, sei scemo! Solo che quando sei disperato basta niente, niente per convincerti. Allegare i corpi fu la cosa più dura, passare la corda sotto i morti, sollevarne 5 e buttarli in acqua. I morti pesano troppo quando non si mangia da 10 giorni. Abramo mi aveva convinto che avrebbe funzionato, invece i corpi facevano da ancora alla barca. La barca era ancora più ferma di prima. Bisognava soltanto affidarsi alla provvidenza. In fondo alla barca stava una signora con il suo bambino, avrà avuto 2 anni e mezzo. Il bambino piangeva, piangeva di giorno, piangeva di notte, piangeva di mattina, piangeva di pomeriggio, piangeva di sera. Era come un disco che eravamo abituati ad ascoltare. Io ad un certo punto mi sono sentito orfano di quel disco. Gli ho detto, signora, signora, il bambino? E lei, no, dorme. Ma come dorme? Saranno più giorni che dorme allora. Eh sì, non ti preoccupare, io ho educato bene i miei bambini, sanno che quando la mamma dice di no, e no, stai tranquillo. Allora io ho cominciato a dubitare, sono andato a guardare e lì ho visto. Il bambino era gonfio come un pallone, era morto ormai da più e più giorni, solo che la signora, accertato dall'istinto materno, non si voleva rendere conto dell'evidenza. Se lo teneva stretto e se lo coccolava, io gli dicevo, signora, il bambino è morto, buttiamolo come tutti gli altri. Lei è diventata isterica. Vai via, malvagio, non toccare, vai via, sparisci! Io lo facevo per il suo bene. Ho strappato il bambino, l'ho buttato in acqua, lei era agito, ha cercato di rincorrermi, inciampato, caduto, sbattuto la testa. E se n'è andato pure lei. La signora è morta con la testa diversa sul bordo della barca. Mi sono rimasti gli occhi mezzi aperti, la palpebra che lascia scoperta una mezza pupilla, quella mezza pupilla mi guardava, mi seguiva. Io sapevo che era morta, ma dovunque mi guardasse, c'era sempre lei che mi guardava. Era come se continuasse a vivere nel mio cervello, nella mia testa, nei miei occhi, occupavo tutti i miei sensi. Io stavo diventando matto e dicevo che l'unica scusa di Dio è quella di non essere presente fisicamente su quella barca. Perché io mi chiedevo come faceva a rimanere indifferente, guardando senza affiattare a quell'orrore. Al 19° giorno all'alba c'era una barca, cominciò a chiamare gli altri. Oh ragazzi, una barca, siamo salvi! E tutti fecero un salto per finire in acqua, pensando che la barca fosse già lì. E io cominciai a chiamare quelli della barca. Venite, presto, compagni in acqua! Ma quelli della barca non mi capivano. Mi dicevano di stare calmo. Stavano iniziando la manovra di avvicinamento e poteva essere pericoloso. E dicevo, no, venite, sono amici, stanno morendo in acqua. Loro non mi capivano. Mi dicevano di stare calmo, stavano iniziando la manovra di avvicinamento e poteva essere pericoloso. Così Malik fu l'unico sopravvissuto. Non è per niente divertente, basti però pensare che ogni volta che brilla il sole sull'Italia, una tragedia del genere rischia di ripetersi all'ennesima potenza e nell'indifferenza totale. Ancora oggi qui, in questo paese, qualcuno si rende conto di quanti siano cambiati i componenti della società. Perché il figlio di immigrati nato in Italia è molto probabile che nasca nella stessa clinica dove siete nati voi. La madre avrà la stessa assistenza che hanno tutte le donne che partoriscono in Italia. Quello è il welfare che lo garantisce. Quindi quel ragazzo frequenterà la scuola italiana,
parlerà l'italiano, avrà amici, compagni di banco, di classe, di scuola italiani, mangerà la pasta, mangerà la pizza, magari balla anche la tarantella. E dal paese di origine dei genitori saprà poco o niente se non quello che gli racconteranno tra un turno di lavoro ed un altro. E sotto la doccia non possiamo mica pensare che si metta a cantare canti che provengono dalla terra di origine dei genitori, no, perché non ci ha mai messo piedi. Sotto la doccia magari si metterà a urlare, voglio una vita spericolata. Semmai il problema sarebbe la mamma, che magari poco capisce l'italiano e sente il figlio adolescente sotto la doccia che urla, voglio una vita spericolata. Lei si spaventa, prende il telefono e chiama a dire venite perché il mio figlio si è fumato il prato. E nonostante tutto questo, quel ragazzo non è italiano. Ma ditemi voi, dove sta il diritto? Dove sta la logica? Dove sta la logica? Se tutti i cittadini hanno gli stessi diritti sanciti dalla Costituzione italiana, ma perché il musulmano non può trovare in Italia un luogo di culto? È perché sono tutti terroristi. Ebbene, qui in Italia si parla genericamente dell'Islam, però l'Islam ha già dentro di sé la radice del termine pace, salam, che è shalom per gli ebrei. Islam come pace dunque. Bisogna riconoscere che nell'Islam sostanzialmente possiamo individuare sei tipi di musulmani, dico bene sei. Ci sono i musulmani tradizionalisti, ebbene, sono coloro che contengono il potere economico, politico e religioso. Condizionano l'economia mondiale, alzando e abbassando il prezzo del greggio, e mantengono i loro sudditi nell'oscurantismo totale. Poi ci sono i musulmani rivoluzionari che li combattono e non esitano addirittura ad usare la violenza. Abbiamo i musulmani solo di nome, perché sono stati battezzati, ma fanno una vita totalmente diversa da quello che è stato detto nel loro libro sacro, che non è il loro riferimento. Poi abbiamo i musulmani riformisti, coloro che vogliono riscrivere le regole che gestiscono la società basandola sulla Sharia. Abbiamo poi i musulmani modernisti, che cercano di conciliare il Corano è una visione del mondo contemporaneo, aperto, democratico e trasparente. E abbiamo infine i musulmani sufi, coloro che cercano di scoprire il significato nascosto del Corano e rifiutano un dogma seucide. Come vedete, qui ogni volta che si parla dell'Islam abbiamo a che fare con una delle sue versioni, ma non sappiamo manco qual è. Il problema dell'Islam oggi è che queste correnti si combattono fra di loro. Ma se c'è qualcosa da dire nei confronti della religione islamica, è che il Corano recita di Allah è uno, Dio il misericordioso. Non ha generato né è stato generato e nessuno gli è pari. Quindi professare quella unicità di Dio esclude ogni forma di politeismo. Ebbene, mettiamolo di fronte a quell'altro posto di una delle religioni monoteiste, che è il cristianesimo. Ebbene, il Signore ci è stato mandato con un messaggio inequivocabile. Dio è il Padre e tutti noi siamo ugualmente fratelli, e anche per questo che i cristiani pregando dicono Padre nostro. La stessa cosa quindi che unisce i musulmani è la stessa che li divide dai cristiani. Perché? Perché per i musulmani Dio non ha mai generato né è stato generato, ma per il cristiano Gesù è il figlio che Dio ci ha mandato sulla terra con una promessa inequivocabile. Dio è il Padre e tutti noi siamo ugualmente fratelli, e non è nemmeno un caso che sia crocifisso e che sia risorto, perché con la sua morte e risurrezione ha portato con sé tutto il male, sconfiggendo la morte ci ha promesso la vita eterna. Qual è il problema? Se per voi è Dio, per me è un profeta, consideratelo Dio, io lo considero un profeta, per questo noi non possiamo camminare insieme. Arriviamo al nostro fratello che ci viene da Israele, il popolo ebraico, che è quel popolo eletto da Dio.
il popolo che ha firmato un patto con il Signore, con il popolo di Mosè che aspetta il Messia. Ebbene, l'altro potrebbe chiedergli, scusami, ma se uno non è ebraico, è tagliato fuori per il dito divino? Perché se tu consideri nella tua religione che voi siete il popolo eletto, quindi chi non è parte di quel credo è tagliato fuori per il dito divino, ma l'altro ti risponderà no, tutti sono eletti, ognuno a modo suo. E quando il Messia verrà, verrà per tutti, l'importante è trovarsi pronti. E qual è il problema? Ditemi voi qual è il problema. Il problema è semplicemente questo, che in passato, ancora prima che niente fosse nulla, ci fu un signore che camminando trova per terra un anello che rendeva grato al cosmo e agli uomini chiunque lo portasse con sé. Raccolse quell'anello e guardando bene vide che c'era scritto dietro l'anello che la regola volesse che l'anello passasse di casato a casato sempre attraverso il primogenito. E così fu. Per secoli quell'anello di casato in casato passava attraverso sempre il primogenito, per finire finalmente nelle mani di un padre di tre figli gemelli, tutte e tre maschi, tutte e tre ubbidienti, e li amava ugualmente tutti e tre. E ogni volta che si ritrovava da solo con loro, uno di loro prometteva l'anello. Ma poco prima di morire però si rese conto della sua difficoltà e andò da gioielliere per farsi fare altri due anelli, uguali in tutto e per tutto con il suo di anello. E il gioielliere ci riuscì, tant'è che quando io lo porto nemmeno lui fu in grado di riconoscere il suo anello dagli altri due anelli falsi. E così chiamò a sé ognuno dei figli, dona l'anello e muore. Morto il padre, cominciarono a litigare, ad accusare. Ognuno dei figli diceva di aver ricevuto l'anello dal padre, il che era vero. Ognuno di quei tre diceva di essere figlio di quel signore, il che era vero. Allora andarono dal giudice. Ma poco prima che concludessero il loro ragionamento, arriva un quarto signore, che anche lui pretendeva di essere figlio di quel signore. Allora il giudice dice, allora anche tu avrai il tuo anello. E lui rispose no. Io non ho bisogno di un anello per essere riconosciuto da mio padre. E il giudice li guardò tutti e quattro e disse, io non sono qua per risolvere enigmi, perché mi è impossibile distinguere l'anello vero dagli altri anelli falsi. Ma se voi dite che l'anello vero rende grato al cosmo e agli uomini chiunque lo porti con sé, vorrei che sia l'anello a parlare nel nome vostro. Voglio che l'anello si dimostri attraverso la disponibilità, attraverso la generosità, attraverso la carità, attraverso l'etica, attraverso la partecipazione, attraverso la condivisione. Andate e ci rivediamo fra mille e mille anni. Chi di voi dimostra di avere in sé tutte quelle virtù dell'anello sarà colui che avrà l'anello vero. E così nello stesso modo per noi è difficile dimostrare quale delle tre religioni monoteiste e dell'ateismo sia la religione vera. Se le nostre religioni ci insegnano a rendersi disponibili per l'umanità, non ci fermeremo mai a vedere, ad indagare il credo degli altri, perché noi investiremo soltanto nell'umano che c'è in ciascuno di noi. Chiunque abbiamo di fronte a noi è soltanto un altro io, sotto altra cultura, sotto altro credo. E tanto è vero che tutte le religioni ci insegnano che quanto noi seminiamo della mano destra, ci ritorna della mano sinistra. Io non ho ancora letto un testo sacro dove si dice andate ad ammazzare l'altro perché non crede nel vostro Dio. Non l'ho ancora visto. Ma una cosa è certa, e ne sono convinto, che un solo bambino che piange perché ha fame, vale più di tutte le biblioteche teologiche di questo mondo. Un solo uomo che muore di freddo mentre noi siamo nei nostri appartamenti circondati dall'aria condizionata a guardare la televisione, non possiamo pensare di salvarci. Una cosa è certa. Vedere una persona anziana attraversare la strada sulle strisce pedonali e vedere una macchina metterla sotto, seduto davanti al nostro portone di casa, senza poter andare a dargli una mano sistemandola, aiutandola a attraversare la strada, non possiamo pensare di salvarci. Ed è proprio per questo, credo e sono convinto,
che tutte le nostre religioni ci insegnano una cosa, che nella vita non bisogna mai avere altro io all'infuori di te, perché nella relazione ci siamo noi due. Mai nominare la nazionalità degli altri in vano, non serve a nulla. Se sbaglio io dovrei essere punito per l'errore commesso, ma non per la mia provenienza o il mio credo religioso. Onorare la memoria della tua città e raccontarla a chi è appena arrivato. Onorare e rispettare le feste di tutte le culture presenti nella tua città. Non testimoniare mai sulla cultura degli altri se non ne sappiamo niente o per sentito dire, o perché l'abbiamo visto a porta, a finestra o a balcone. Non rubare la parola ai nuovi compagni, ma imparare ad ascoltarli. Non desiderare solo la nostra cultura. Rischiamo la solitudine e la retratezza culturale. Non desiderare nemmeno solo la cultura degli altri. Si rischia di essere fagocitati e di perdere quello che si è. E non provare mai ad uccidere le differenze culturali, perché sono la bellezza dell'umanità. Capire che nella vita chiunque non conosciamo, diverso da noi, non è niente altro che un libro che aspetta di essere letto. Sarebbe veramente un peccato privarsi di quella lettura nel nome dell'esclusività culturale. So che non è facile, ma bisogna sempre provarci, perché nella vita chi fa, farla, ma chi non fa, sfarfalla. Grazie. Pietro, che facciamo?